anzi quasi 7 giorni che i sindacati, le organizzazioni sindacali hanno occupato la direzione generale dell'ASL, che cosa è cambiato? Non è cambiato nulla rispetto ad una mancata attenzione di Caldoro e della Regione sul problema. Alcune cose possono essere affrontate e risolte in azienda, altre devono necessariamente avere un utile approfondimento in Regione. Quindi stiamo aspettando che la Regione ci convochi, poiché se non lo fa è una scelta scellerata, atteso che alcuni problemi si devono dirimere a quel livello. E quello che ribadirete oggi nell'assemblea che hanno convocato i sindacati? Non solo lo ribadiremo, ma molto probabilmente ribadiremo anche una ulteriore azione di lotta che possa vedere estendere su tutto il territorio questa mobilitazione. Okay? Il problema vero è la ripresa di un ruolo di partecipazione responsabile a quelli che sono gli scenari che si aprono, sia a seguito della legge di stabilità, ma fondamentalmente a causa di una necessità di riordino e riorganizzazione di tutto il settore, che non può non trovare in una valorizzazione della professionalità e del merito un punto focale di attenzione.